Danilo Toninelli, onorevole, buon pomeriggio e grazie. Peraltro oggi è l'anniversario, come sappiamo, della morte di Davide Casaleggio e proprio per questo qualche giorno fa ad Ivrea c'è stato un meeting importante di Gianroberto Casaleggio. Chiedo scusa ai nostri telespettatori, Davide evidentemente è il figlio che peraltro ha un ruolo essenziale nel movimento. Saluto e ringrazio anche Alberto Gentili del Messaggero. Alberto, grazie. Buonasera. Benvenuto a Sky TG24. Intanto, no, Toninelli, lei come è tornato a casa dal sabato di Ivrea? Ma per me è stato un momento molto importante che ha segnato anche una svolta. È stato molto bello, innanzitutto perché non era un evento del Movimento 5 Stelle, anche se evidentemente gravava attorno al Movimento 5 Stelle. Troppo spesso la politica è stata sempre e solo lei protagonista, la politica dei politici che si parlano addosso, dell'autoreferenzialità, del quanto sono bello e quanto sono bravo. Lì cos'è che è successo? Lì la politica, i politici, noi portavoce del Movimento 5 Stelle eravamo seduti ad ascoltare la parte scientifica, la parte intellettuale, la parte imprenditoriale, il compito che la politica deve tornare ad avere, e noi, lo dico con molta concretezza e allo stesso tempo con molta umiltà, stiamo cercando di fare, è capire quali sono oggi le scelte più importanti che hanno ripercussioni, non per domani o dopodomani come la classica vecchia politica che prende una decisione oggi per avere un vantaggio oggi o dopodomani, ma per ragionare in prospettiva anche di anni, perché i ragazzi di oggi, gli studenti di oggi, che quando termineranno di studiare si affacceranno al mondo del lavoro, oggi hanno un abisso di distanza. Noi dobbiamo iniziare a disegnare loro un futuro che gli permetta di entrare nel mercato del lavoro italiano. Oggi il mercato del lavoro in cui adesso noi nelle nostre menti migliori del vanno lavoro, a vivere, onorevole, come diceva qualcuno, cioè come gli statisti dovrebbero fare, cioè pensare alle prossime generazioni. Questo dunque è il compito che avete in mente. Quindi, insomma, siete un po' passati dal movimento di mera protesta, dal movimento del no, del vaffa, adesso alle proposte concrete, cioè c'è un salto di qualità, una maturazione in questo momento, come hanno notato in molti, almeno è questa l'impressione che si ha, proprio per andare al governo, poi tra poco capiremo come e con quale legge elettorale, è così o non è così? Ma noi, io le ricordo che siamo nati anche se non era nato il Movimento 5 Stelle, con quell'evento del 2007 con l'iniziativa Parlamento Pulito. Non basta condannati in Parlamento, due mandati per i parlamentari, ed è stata un'idea che era una proposta che ha ricevuto, che è riuscita in un solo giorno, 2007, a raccogliere 350.000 firme. Nel 2009 questa idea, questa comunità di persone che portava avanti questa idea, si è creata in forza politica che nel 2013 è entrata in Parlamento. Quindi io penso che non nasciamo come forza di protesta, ma nasciamo con delle proposte che vanno a rettificare, me lo lasci dire chiaramente e nettamente, le storture della vecchia politica. Perché io quando io ero in commissione pochi minuti fa, poi magari parleremo di legge elettorale, e quando ascolto questi signori professionisti della politica, io capisco da cittadino con una mente civile, da una mente di un lavoratore, anche di aziende private, che loro stanno sempre e solo ragionando con al centro loro stessi. Il paradigma e il presupposto dei ragionamenti politici devono essere gli altri, devono essere le imprese, soprattutto le medie e piccole imprese, devono essere la vita quotidiana dei cittadini, cosa che invece non notiamo, noi lo stiamo facendo. E tra pochi mesi, prima certamente delle elezioni, perché non sappiamo quando ci manderanno a votare, noi ci presenteremo, secondo me, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, con un qualche cosa di scritto nero su bianco che vincolerà il mandato di chi andrà a rappresentare il Movimento 5 Stelle, gli elettori, i cittadini in Parlamento, che è il programma. Noi vogliamo chiedere il voto ai cittadini su quello che vogliamo andare a fare, chiaro, sui problemi che vogliamo risolvere, non su chi deve andare, se è bravo andare in televisione lavoro, o è bravo a sul parlare. Lavoro del futuro. Ecco, mentre appunto il blog delle stelle ricorda la figura di Gianroberto Casaleggio, Alberto Gentili, sono da te, vogliamo iniziare dalla legge elettorale, da che cosa vuoi partire? Con le tue domande. Direi che è interessante quello che sottolineavi tu, questa metamorfosi del Movimento 5 Stelle che di fatto, poi l'ha detto Grillo il giorno dopo, Ivrea sul proprio blog, basta con gli sfoghi verbali, basta con la piazza. Il Movimento 5 Stelle prova a mettere il doppio petto, ecco, si tratta di capire poi se questa svolta, diciamo, più mite avrà poi anche delle, diciamo, dei riverberi su quello che Toninelli definisce il programma di 5 Stelle, perché se poi vai a leggere quello che hanno scritto e hanno votato, per esempio sulla parte esteri, viene anche abbastanza la pelle d'oca, perché si individua in Putin
l'interlocutore per affermare la pace nel mondo. Ecco, quando Putin, insomma, tutto si può dire tranne che sia un pacificatore, ma direi che si avvicina molto alla figura di un esponente che chiama un regime ferreo, vediamo quello che accade sui diritti civili in Russia, no? Oppure si afferma che bisogna cancellare gli accordi di libero scambio, bisogna puntare sulla sovranità nazionale. Ecco, qua, questo per esempio è un aspetto che legherebbe il Movimento 5 Stelle più alla destra. Ecco, quindi bisogna capire se questo doppio petto lo porterà su una posizione davvero rassicurante oppure su posizioni, diciamo, discutibili. Insomma, ce l'abbiamo proprio lì, Toninelli, che è un autorevole esponente del movimento, quindi può rispondere. Toninelli è uno molto mite, lo sto conoscendo adesso. Tutte le nostre domande, assolutamente. Ma io non lo so se sono mite o se non lo sono. Certamente mi piace studiare, certamente mi piace il modello di partecipazione che ha il Movimento 5 Stelle. Sulla esteri, prima di parlare di che cosa noi proponiamo per il programma degli esteri del Movimento 5 Stelle, diciamo che oggi noi abbiamo fatto votare a decine di migliaia di iscritti al Movimento che cosa dovranno andare a fare i portavoce in Parlamento. E io penso che come modello sia straordinario, parte sul lavoro, io mi sto occupando insieme ai colleghi sulle riforme istituzionali. È veramente bello riuscire a ribaltare quella piramide, che è una piramide a testa in giù, in cui tutti i politici si sono presi la delega in bianco che i cittadini hanno dato loro nel momento del voto e gliel'hanno strappata di mano. Noi no, quella delega in bianco i cittadini, quella scheda gliela manteniamo in mano per tutta la durata del mandato elettorale, e questo io penso che sia un modello di democrazia straordinario. Nel Movimento 5 Stelle, se non rispetti il programma, te ne vai. Negli altri partiti, se non rispetti il programma, o crei un altro partito, certo, oppure vieni premiato all'interno dello stesso partito. Come si esce dal caso Cassimatis di Genova, onorevole Toninelli, la candidata bocciata da Grillo e riammessa dal tribunale? Ma io penso con molta tranquillità. Innanzitutto io lo derubrico ad un caso interno. Noi abbiamo un nostro modello, che sono le votazioni da parte degli iscritti al movimento territoriali, perché nel Movimento 5 Stelle non fai come negli altri partiti, che siccome sei bello e famoso ti candidi da 10 altre parti, da qualche parte verrai eletto. Sei residente lì e ti candidi lì. Con i nostri avvocati stiamo semplicemente valutando quali sono le strade migliori. Ma il tribunale non ha detto che la decisione del nostro garante, che interviene quando necessario per garantire i principi cardine del Movimento 5 Stelle, non era valida. Cioè il Tribunale ha detto che il nostro regolamento, il nostro cosiddetto non statuto, va benissimo. Non ha detto che la Cassimatis è la nostra candidata sindaca, per lui non è la candidata sindaca. Adesso valuteremo l'appello e siamo certi che verrà risolto e non sarà mica un problema interno di un partito. Quello che deve cambiare, noi dovete criticarci e attaccarci. Se noi facciamo i volta gabbana sui contenuti, sui programmi e sulle promesse che facciamo, cioè, ai cittadini. Cioè, se non siete e coerenti rispetto a quello che è quello, stato... noi abbiamo detto, ci tagliamo gli stipendi, non vogliamo i rimborsi elettorali, l'abbiamo fatto. No, sì. Toninelli, trovo anche curioso il fatto che si bocci la candidatura di Cassimatis, votata da quanti click, non lo so, erano credo meno di 30, perché no, aveva messo... Erano centinaia e tutti gli attivisti che partecipavano. Aveva messo un like su una cosa di Pizzarotti, il sindaco di Parma... Purato, oppure perché aveva rilanciato una foto di una manifestazione di rifondazione. Ecco, quest'idea del pensiero unico, che appena qualcuno prova a avere un sussulto, diciamo, d'autonomia, va imposto, lo trovo allora, diciamo, non proprio una manifestazione di democrazia. Allora, il Movimento 5 Stelle ha 2200 eletti a tutti i livelli istituzionali e ha centinaia di liste già certificate e pronte per candidarsi. Quel caso particolare interno di selezione interna di una nostra candidata, che ci è andata male, per l'amor del cielo, è andata male il caso Genova, è uno su mille che casi. Presentare una lista. È normale che ci sia un garante, ma perché il garante c'è? Perché ci sono stati dei dibattiti locali tra i portavoce di attivisti locali a Genova, che tutti sommati hanno fatto capire al nostro garante Beppe, che interviene solo in quei casi eccezionali, che quella persona probabilmente non avrebbe portato avanti la voce corretta, in quanto ci chiamiamo portavoce, del programma e dei principi del Movimento 5 Stelle. Poi rispettiamo le sentenze del Tribunale, non ci strappiamo i capelli se non riusciamo a presentare una lista, noi non siamo i poltronisti e arrivisti come gli altri. Allora, e qui appunto, come al solito, c'è il confronto con gli altri partiti.
tra poco però, parliamo però anche credo della... che anche al Movimento 5 Stelle piaccia vincere le elezioni, quindi senza lista Genova sono completamente fuori gioco, no? Ma guardi, io le posso anche dire che la forza del Movimento 5 Stelle sta nella forza che hanno i ragazzi, gli attivisti e portavoce a livello locale. Nessuno va ad imporre loro delle formazioni, delle squadre, degli esperti da sentire. Se il gruppo è forte, se il gruppo è compatto, noi ci presentiamo, ma non ci, ripeto, non ci strappiamo le vesti nel momento in cui riteniamo che non sia più possibile farlo. L'abbiamo fatto a Genova, scusate, in Sardegna, non l'abbiamo fatto 20 anni fa. In Sardegna abbiamo i nostri garanti, Beppe Grillo, ha valutato che non c'erano le condizioni. Noi siamo forti se siamo compatti, ma sa perché? Perché noi, rifiutando tutti i soldi pubblici, abbiamo come unica forza le relazioni umane, il gruppo. Se il gruppo non è unito e se le relazioni umane non sono talmente forti, le competenze talmente compatte, sì, a questo punto noi non dobbiamo, non fa mica niente se non ci presentiamo in un comune, ci presentiamo in tutti gli altri tanto. Allora adesso torniamo però alla legge elettorale, perché poi è il tema dei temi in questo momento, visto che sembra, i nostri telespettatori lo sanno bene perché aggiorniamo praticamente quasi tutti i giorni, su una non azione del Parlamento. Allora Renzi, un po' sorpresa, no? Ha detto sono disponibile a cancellare capilista, a voi va anche bene questo, quindi che significa? Che dopo le primarie, quindi c'è ancora da aspettare... due settimane si ricomincia e avremo una nuova legge elettorale o no? Oppure siamo ancora alle sentenze così come sono uscite dalla Corte Costituzionale? Voi ci state? Ecco, questa è la domanda, Tornielli. Allora, innanzitutto noi siamo persone serie e non rispondiamo ad un'affermazione campata per aria da un ex presidente del Consiglio fatta in uno studio televisivo. L'ex presidente del Consiglio sa perfettamente che noi abbiamo una proposta chiara e mi creda che è l'unica che può essere approvata da un Parlamento che ha una maggioranza, che ha scritto una legge incostituzionale, quando quelli che definivano, tra cui il sottoscritto, degli inesperti, gli dicevano, gli hanno detto per anni, guardate che è incostituzionale, ed avevamo ragione noi. La proposta è lì. Sembra che all'ex presidente del Consiglio piaccia, venga in Parlamento con i suoi capigruppo, con i suoi deputati del Partito Democratico a dircelo. Noi mica facciamo dibattiti televisivi o ci scambiamo botte e risposte attraverso i giornali o i telegiornali. Quindi io direi che quella credibilità di queste parole dette in uno studio televisivo dal punto di vista di una forza politica e di una persona come sottoscritto seria valga zero. Comunque Federica, riguardo da questa questione dei capilista bloccati, ho l'impressione che Matteo Renzi abbia voluto lanciare un sasso nello stagno, perché effettivamente fino al 30 aprile, come dicevi te, non si muove nulla, cioè fino all'elezione del nuovo segretario del PD. Dopodiché Renzi va a dire sono pronto a cancellare i capilista bloccati perché vuole sento una provocazione essenzialmente, perché i capilista bloccati lui li adora naturalmente, se no non li avrebbe messi. Li ama la follia Berlusconi, che così può scegliere la propria classe politica, ed è convinto Renzi che anche Grillo vada pazzo dell'ipotesi di capilista bloccati, perché ciò gli permetterebbe di evitare altri casi Cassimatis, cioè sarebbe lui a indicare tutti i candidati al Parlamento. Quindi è solo una mossa tattica, si tratta di vedere cosa accadrà dopo il 30 aprile, convinto comunque che abbia ragione Doninelli, cioè che alla fine comunque l'approdo possa essere il legalicum, cioè l'italicum così come è stato corretto dalla Corte Costituzionale il 24 gennaio scorso, e cioè il sistema dell'italicum trasferito anche al Senato con doppia preferenza di genere e altre piccole correzioni. Si tratterà soltanto di capire se interverranno sul premio di lista o di coalizione. Io credo che si rimarrà sulla lista perché così preferisce Renzi, così preferiscono i grillini, così non ama Berlusconi, ma è probabile che tutto finirà in un bel decreto a gennaio che poi ci porterà a votare a maggio per le prossime elezioni politiche. Dottoressa, se posso una battuta veloce. Anche e soprattutto sul 40% che voi siete sicuri di raggiungere, sì. Lo ha detto Di Maio più di una volta, se non lo raggiungeste... Io prima le faccio mi aggancio a quanto detto dal giornalista Gentili. Il legalicum è la proposta del Movimento 5 Stelle. Il giornalista Gentili del Messaggero dice che Beppe Grillo piacciono i capilista bloccati. Il sottoscritto che ha scritto il legalicum insieme ai collaboratori e sentendo Beppe Grillo non contiene i capilista bloccati, quindi dire che a Beppe Grillo piace il capilista... Non possiamo, noi chiediamo di votare in Parlamento immediatamente e la faccia se la mettiamo, e se mettiamo anche il dito sul pulsante verde.
Dottoressa De Santis, lei mi domanda il 40, il 40, no, non è tattica, nel senso che da soli, non sopravvalutateci la tattica, siamo talmente... Che da soli non cambiate nessuna la legge elettorale, gli altri, quindi guarda. È facile poter dire... Vabbè, perché 40%. Da soli non ci sono i numeri, mi faccio capire senza il 40% che succede, se non raggiungesse il 40% di cui appunto Di Maio l'ha detto anche di recente, che succede? Vi alleate, cambiate... Allora, la vostra... prima le faccio la risposta si che le do. Salvini, no? Allora risponde gentile. La risposta credo. Che le do è che siamo in crescita. Io non ho mai visto. Questo lo sappiamo, però lo sa, Tonnelli. Non ci dica credo, cose no, che già i nostri telespettatori non sappiano. Io dico in tutta sincerità che il 40% per il Movimento 5 Stelle è un obiettivo raggiungibile. È talmente netta la diversità tra noi a livello personale e noi come facciamo e che cosa facciamo come, ripeto, il programma rispetto agli altri, ma soprattutto è talmente rimasto uguale a se stesso l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha preso una batosta politico-elettorale incredibile con il referendum su cui, nel quale ricordiamo, aveva detto che se ne sarebbe andato alla politica e è lì ancora a dire le stesse falsità, che io penso che quell'obiettivo sia raggiungibile. Okay, Che sia raggiungibile, se non dovessimo raggiungerlo, innanzitutto abbiamo un'enorme proposta da fare che è programmatica, è quella che le chiediamo prima ai cittadini per un voto, non su di noi come persone perché siamo bravi o belli, ma su quello che vorremmo fare e che chiediamo anche alle altre forze politiche. Sono disposte, noi saremmo disposti a portare quel programma in Parlamento, lo vogliono votare? Bene, però se non lo votassero diranno loro ai cittadini, quelli che i laureati che fuggono all'estero, i padri di famiglia cinquantenni con difficoltà, quindi i pensionati sotto i 50. Quindi mi faccio capire, 50, la parola alleanza che non va bene le fa venire, vi fa venire ancora le bolle, Toninelli, cioè proprio non esiste. Ma noi ci accordiamo sui contenuti, dottoressa, l'accettano. Allora, l'alleanza come intendono i vostri partiti sono, mi spartisco le poltrone, a te un ministero, a quest'altro un sottosegretario. Chiaro. Gli accordi, chiamiamo di alleanza, che ha un'accezione brutta di compromesso, gli accordi si riguardano i contenuti. Il Movimento 5 Stelle ha votato in questi 4 anni, che ne dica il Partito Democratico, centinaia di volte insieme agli altri, le altre forze politiche, anche proposte di altre forze politiche, perché ne condividevano i contenuti. Io spero che come noi, ma non dubito, anche gli altri creino un programma vero, concreto, attuabile, a cui legare la loro attività politica in Parlamento, se no saremo gli unici ad avere la titolarità di andare in Parlamento e dire agli altri votateci la fiducia. Allora io comunque, però voglio Federica, finire Toninelli, dire, Alberto Gentili anche con te, perché manca un minuto, quindi vorrei chiedere un commento all'onorevole Toninelli, alla posta di Di Maio rispetto ai romeni criminali, ha fatto tanto discutere, lei lo sa, anche l'ambasciatore romeno ha protestato, Di Maio ha rilanciato nonostante la bufera dicendo beh insomma non l'ho detto io, ma i dati sono quelli dell'allora ministro della giustizia romeno, proprio a proposito del fatto che i romeni sono criminali, queste le parole appunto del vicepresidente guardi, della Camera. Dico, è una gaffa o non è una gaffa? Ma perché no? Ma allora io sono abituato a ragionare in maniera normale. Quello che ha detto Di Maio è un problema che in quanto diciamo visto, in quanto denunciato, dovrebbe essere affrontato. Perché viene visto in politica? Politichese, hai no, offeso, no, 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 non qui offeso. Io non parlavo di politichese, parlavo dell'offesa nei confronti dei tanti romeni che vivono nel nostro paese e che io anche sono una persona onesta, molto utile, se avessero detto le famiglie. La stessa cosa agli italiani, siccome io sono dentro la parte onesta, non mi sentirei per niente offeso. Qua si è semplicemente detto che una percentuale abbondante di quei cittadini purtroppo viene a delinquere qua e una percentuale importante dei nostri imprenditori va a fare impresa là. Ha detto che c'è una situazione da affrontare, mentre le reazioni sono state, ha fatto una gaffa, è stato offensivo. Ma di cosa stiamo parlando? Il problema c'è, non lo diciamo tra l'altro noi, lo dicono le statistiche e i ministeri preposti per farle quelle statistiche. Vogliamo affrontarlo? Io penso che alle famiglie italiane, che si vedono magari dei problemi. Quindi lei dice in caso nessuna scusa va bene così, cioè tutto l'incidente è rientrato. Ma stiamo scherzando, intervenire per evitare che capitino ancora queste cose? Io credo che non sia neanche una gaffa, Federica, nel senso che... Cioè, il Movimento 5 Stelle, nonostante la svolta basta piazza, basta intemperanze verbali,
resta un partito populista. E un partito populista, per poter prendere voti, deve poter raschiare in quello che è il fondo del barile della rabbia e della paura delle persone. E siccome c'è un senso di insicurezza e c'è la crisi economica, la gente si scaglia contro lo straniero, quindi anche contro il rumeno. Dire che i rumeni sono chiaro. Tutti dei delinquenti, un 40% porta voti, tutto qua, ma fa parte della strategia elettorale. È vero, le chiedo, è vero o non è vero che quella percentuale è un dato statistico? Io conosco decine e decine di rumeni che lavorano, che sono in piedi imprese di costruzione in Italia, che fanno le pulizie. Scusa, ma citate i dati del Ministero della Giustizia. È reale quel dato? Signori, grazie, io devo chiudere però. Onorevole Toninelli, a presto, grazie per essere stato a Sky TG24, ringrazio.